Bentrovati qui sulle fonti TV, stiamo per iniziare con una nuova puntata di Doppio Binario. Gabriele, argomento del giorno. Parleremo della pandemia, di un anno di pandemia e del mercato del lavoro e lo faremo come al solito grazie ai nostri ospiti. A tra poco. A tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura, in questa puntata faremo riferimento all'entrata del nuovo governo Draghi e cercheremo di capire, dopo un anno di pandemia, quali sono ancora i nodi che attuali per quanto riguarda invece il mercato del lavoro. Cercheremo di fare un po' il punto della situazione. E lo faremo con i nostri ospiti che oggi sono in collegamento con noi. Saluto innanzitutto il professor avvocato Francesco Mendolito dello studio legale A. Mendolito, ben arrivato. Grazie, bentrovati. E saluto anche il dottor Davide Bottalico di Takeda Italia, ben arrivato. Buon pomeriggio a tutti. Bene, io inizierei proprio dall'avvocato Mendolito. Dunque, il nuovo ministro Orlando è partito proprio in questi giorni con l'apertura del dialogo con i sindacati, proprio in vista delle prossime scadenze di fine mese, di fine marzo più che altro. Ecco, come interpreta proprio questa decisione, questa mossa, questa azione? Beh, personalmente positivamente. Finalmente questa mossa del ministro, a mio modo di vedere, rappresenta un'iniezione di fiducia e questo credo anche si possa parlare per conto delle associazioni di rappresentanza, quindi sia le associazioni datoriali, in particolare Confindustria, che quelle sindacali. Finalmente si incomincia a pensare e chiedere direttamente, sotto il profilo soprattutto pratico, empirico, diciamo, agli attori principali del mercato, quali sono i problemi da affrontare, come soprattutto pensare a una rinascita dopo questa pandemia. Confindustria era un pochino ha criticato diciamo, la scelta del ministro Orlando di ascoltare separatamente le due fazioni, però questo ritengo che sia una scelta operativa più corretta in questa fase perché non è stato aperto un vero e proprio tavolo delle trattative, ma semplicemente il ministro, anziché utilizzare i dossier sul tavolo del ministero, diciamo, operati dalla vecchia ministra, dalla ministra uscente, evidentemente il ministro vuole sentire dagli attori quali sono le problematiche. Un primo nodo da sciogliere sicuramente è quello che vede impegnato il governo rispetto al blocco dei licenziamenti che scadrà il 31 marzo, come tutti sappiamo. Su questo chi mi conosce sa la mia critica al blocco così lungo operato dal precedente governo, perché ho sempre parlato, ho sempre sostenuto che è impossibile accollare i problemi sociali e i costi sociali di quello anche che è l'effetto pandemico e della crisi esclusivamente ai danni dell'impresa, dell'imprenditoria. Ovviamente sul blocco dei licenziamenti le parti sono divise, i sindacati hanno delle idee completamente diverse rispetto alla Confindustria, i sindacati chiedono un'ulteriore proroga. Confindustria oggi sembra aver assunto una posizione, diciamo, mediana. In particolare il vicepresidente Stirpa ha parlato di blocco dei licenziamenti solo per le aziende produttive che sono tuttora chiuse per scelta del governo in relazione appunto ai vecchi decreti, ai vari DPCM che si sono succeduti. Quello che io sostengo è chiaro che questa mossa creerà dei problemi sotto il profilo dell'immissione nel mercato del lavoro di nuovi disoccupati, sicuramente quando ci sarà lo sblocco. Però bisogna pensare che la gestione della riorganizzazione delle ristrutturazioni aziendali non può non passare anche dalla eliminazione di quelli che sono gli esuberi che creano problemi e disagio anche alle organizzazioni stesse. Però su questo magari poi potremmo intrattenerci un po' di più per soffermarci su quelli che sono poi gli strumenti a sostegno rispetto ad uno scenario, diciamo, come questo.
La ringrazio, adesso passerei la parola invece al dottor Bottalico, appunto a quale chiedo a questo punto quali sono gli interventi che vi aspettate, che si aspetta da questo nuovo governo. Beh, noi come tutti i cittadini italiani, anche noi ci aspettiamo che il governo proceda adesso con rapidità e con efficacia nel tentare un po' di dipanare tutti i nodi e tutte le questioni che ora sono sul tavolo. Innanzitutto chiaramente c'è l'emergenza pandemica. L'emergenza pandemica ha un po' svelato quelli che sono i punti deboli di un'organizzazione del sistema salute a livello nazionale, che è un sistema frammentato. Noi oggi abbiamo 20 sistemi sanitari nazionali, questo fa sì che non venga garantito ai cittadini l'uniformità di azione e di trattamento, cosa che invece è assolutamente importante. La pandemia ci suggerisce che abbiamo bisogno in ogni caso, al di là del titolo quinto, di una cabina di regia comune, di decisioni che vengano prese da un decisore unico e che poi magari vengano declinate all'interno della contestualizzazione regionale e provinciale. Però se non c'è una cabina di regia si corre il rischio che le velocità siano differenti e che anche il trattamento e anche il riconoscimento dei diritti verso i cittadini sia differente. Questo avveniva anche in passato. Noi abbiamo avuto grossi problemi nel garantire l'accesso univoco sul territorio nazionale di tutti i nostri farmaci innovativi, perché ogni volta ci scontriamo purtroppo contro un sistema troppo frammentato che appunto richiede un passaggio da commissioni disparate di argomentazioni e pratiche sostanzialmente simili, uguali. Alla fine, come hanno dimostrato anche i dati sui vaccini, no? Cioè, i dati sono quelli, la letteratura scientifica è quella, non è che cambiando la commissione cambiano i dati a disposizione. Questa cosa deve essere in qualche modo regolamentata, perché per garantire, diciamo, a tutti i cittadini la possibilità di accedere alle cure in modo tempestivo, soprattutto per quelle malattie molto gravi, ok, non basta essere solo innovativi, ci vuole anche un aiuto di tutta la parte burocratica e normativa che regola questo tipo di discorso. La ringrazio, invece vorrei ritornare all'avvocato Amendolito, al quale più volte si è detto appunto contrario, come ha ribadito poco fa, a questo blocco per lungo periodo dei licenziamenti. Ecco, ipotizzando invece lo sblocco dei licenziamenti, com'è possibile però evitare una nuova crisi sociale? Sì, io voglio fare una premessa, cioè la contrarietà, soprattutto per quello che è il sistema, diciamo, la mia contrarietà al prolungamento di uno stop ai licenziamenti non è una affermazione di carattere ideologico o politico, cioè, ma è semplicemente giuridico. In più io dico questo, cioè avere paura di poter far gestire all'imprenditore le aziende secondo quello che le norme e gli istituti giuridici consentono, come anche quello di ristrutturare un'azienda e quindi anche liberarsi, tra virgolette, di tutti quei lavoratori che sono in eccedenza, non significa automaticamente che questa cosa crea nel lungo termine necessariamente un problema di crisi sociale, di crisi strutturale del mercato, perché chiaramente se si dà spazio alle aziende di riprendersi, di riorganizzarsi, di ristrutturarsi, è innegabile che poi automaticamente ci sarà un ritorno di quella che è l'occupazione e la richiesta sempre più crescente di figure anche professionali differenti rispetto al passato. Ovviamente si può evitare una crisi sociale rispetto allo sblocco dei licenziamenti e uno strumento che è facilmente utilizzabile dalle aziende è appunto quello del sistema degli ammortizzatori sociali. Però su questo la pandemia ha dimostrato assolutamente l'obsolescenza del sistema. Tanto era stata fatta una modifica di quello che era un sistema delle disoccupazioni involontarie, quindi mi sto riferendo alla NASPI, che finalmente è stato riorganizzato con un unicum la disciplina in materia di disoccupazione involontaria, però ecco, la pandemia ha evidenziato tutte le falle del sistema degli ammortizzatori sociali. La cassa integrazione guadagni ordinaria piuttosto che la cassa integrazione guadagni straordinaria non sono applicabili a tutto il settore, a tutti i settori merceologici, a tutte le aziende, a tutti i lavoratori. Ovviamente Confindustria su questo ha chiesto lo scorso luglio
un intervento immediato dell'epoca governo Conte, che non c'è stato. L'attuale ministro Orlando sembrerebbe, anche questo, insomma, voglio dire, mi sembra una mossa intelligente, sembrerebbe che voglia fare una riforma entro fine mese del sistema degli ammortizzatori sociali. A questo va aggiunto, secondo me, sempre per evitare una nuova crisi sociale, rispetto alla domanda che mi ha fatto, servirebbe un'immediata modifica e compiuta disciplina delle politiche attive del lavoro, che hanno fallito. Anche il sistema del reddito di cittadinanza, a mio modo di vedere, è fallito, perché doveva, nell'idea originale, rappresentare un sostegno al posizionamento positivo, tra virgolette, dei cittadini e dei lavoratori nel mercato del lavoro. Così non è stato, ma è stata solo ed esclusivamente, a mio modo di vedere, una forma di intervento assistenziale. Non può, peraltro, diciamo, sottacersi rispetto all'esigenza di ritornare ad una modifica del contratto a termine, che invece è stato un pochino imbavagliato, un po' ingessato, non consentendo quella flessibilità organizzativa e gestionale delle risorse che le aziende invece si aspettano e che poi necessitano rispetto a quello che deve essere un cambiamento, una nuova progettazione. Quindi, ripeto, la paura dello sblocco dei licenziamenti non può far sì che a quel punto continuiamo ad ingessare, a bloccare le aziende rispetto a quella che necessariamente, obtorto collo, risulta essere una necessità progettuale. Cioè, le aziende devono guardare al futuro, a quello che sarà, in un'ottica di cambiamento e di ristrutturazione. Se non diamo gli strumenti alle aziende, questo non sarà possibile, e chiaramente la crisi, anche sociale, continuerà ad esserci. La ringrazio per questo suo interessante intervento. Io vorrei chiudere questa prima parte di Doppio Binario facendo appunto un'ultima domanda al dottor Bottalico, per capire un po' come si sta muovendo anche Takeda Italia sotto il profilo della formazione. Quali sono le linee dunque di sviluppo di Takeda Italia con focus in particolare proprio sulla formazione? Allora, la parola d'ordine in questo momento è innovazione. L'innovazione è una grande opportunità per tutto il paese, lo è anche a livello delle farmaceutiche e quindi comprende anche noi. Consideri che in questo momento storico, come non mai, le farmaceutiche stanno sviluppando il maggior numero di molecole innovative che rispondono ai bisogni dei pazienti in maniera innovativa. Lo abbiamo visto con i vaccini, siamo stati in grado di mettere in campo dei vaccini che non erano mai stati prodotti prima, mi riferisco ai vaccini innovativi di Pfizer e Moderna, vaccini che fra l'altro hanno anche il vantaggio di poter essere modulati in tempi brevissimi per rispondere anche alle varianti del virus. Tutto ciò è innovazione tecnologica. Ora, però, questo è un punto molto molto importante. L'innovazione non si inventa, c'è bisogno di creare una cultura e una tradizione dell'innovazione all'interno delle aziende. Noi puntiamo molto sull'aspetto formativo. Ogni anno io, diciamo, in qualche modo supervisiono questa parte di formazione legata alla tecnologia all'interno dell'azienda. Noi ci affidiamo a un network in stile Open Innovation, dove dentro c'è l'università, c'è il Politecnico di Milano, ma c'è anche lo IULM di Milano. Ci sono delle start-up. Creiamo dei programmi di apprendimento personalizzati che portano in azienda tematiche quali l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale, aprono il mondo a quelli che sono gli assistenti vocali, il modo di, insomma, combinare la tecnologia, il big data e tutto quello che è la medicina del futuro basato sulla telemedicina, sul concetto di telesalute, sul concetto di monitoraggio remoto del paziente e di empowerment del paziente, perché noi stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione epocale dal punto di vista della medicina. La medicina non sarà più una medicina fatta di face to face e one to one fra medico e paziente, ma sarà una medicina di network che coinvolgerà i pazienti, i caregiver, gli ospedali, che coinvolgerà anche tutta la parte del personale sociosanitario che vivrà sul territorio. E per far questo, per far sì che questo avvenga, c'è bisogno di tecnologia. Quindi noi stiamo cercando di lavorare su questo aspetto, lo facciamo ormai da 10 anni,
Uno degli esempi è che abbiamo una nostra piattaforma, abbiamo evoluto una nostra piattaforma di telesalute con uno dei più grossi partner che c'è oggi sul territorio, che è AdiLife, e diamo la possibilità a titolo gratuito di poter sfruttare questa opportunità a tutte le ASL, ospedali e territoriali che ci sono, diciamo, fanno parte del Sistema Sanitario Nazionale. Basta farci semplicemente una richiesta, lo mettiamo a titolo gratuito a disposizione, perché nelle remore di adottare questa tecnologia, e che quindi con tutto quello che c'è dietro l'adozione di questa tecnologia da parte delle strutture pubbliche, immagini fare delle gare di appalto, immagini budget da dover stanziare per queste cose qui, noi diamo la possibilità di partire subito con progetti a ponte che poi facciano cultura anche all'interno delle ASL, perché come vedrete il punto sarà quello di aumentare la cultura degli operatori finali per poter abbracciare l'innovazione tecnologica. La ringrazio, dottor Bottalico, la ringrazio e colgo l'occasione naturalmente per salutarla, così come saluto anche l'avvocato Francesco Mendolito. Grazie per il vostro contributo in Grazie questa prima puntata di Doppio Binario. a voi, buon pomeriggio. Bene, io naturalmente invito i nostri amici a restare in collegamento qui sulle fonti TV, in quanto qualche minuto di pubblicità e poi ritorneremo con la seconda parte del programma Doppio Binario. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare di lavoro e ci concentriamo adesso su come possono fare le aziende per ristrutturarsi, quali strumenti hanno a disposizione, di quali strumenti hanno bisogno e come verrà dettata ovviamente l'agenda da parte del nuovo governo. E lo facciamo con i nostri ospiti che vi presento e che sono l'avvocato Francesco Amendolito, founder di Amendolito Associati, ancora con noi. Buongiorno avvocato. Buongiorno. E il dottor Francesco Bonvicini, HR Manager di Alfa Sigma. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, avvocato Amendolito, io parto da lei e le chiedo appunto in che modo le aziende possono ristrutturarsi in modo, tra virgolette, virtuoso con gli strumenti che attualmente hanno a disposizione, che quindi non impattino in modo significativo sui dipendenti. Prego. Premesso che, così come ho detto nella prima parte della puntata, io ho sempre sostenuto che il licenziamento del personale in esubero non può e non deve essere letto come una sorta di tabù, perché chiaramente continuare a mantenere dei livelli occupazionali in aziende che sono decotte, in aziende che hanno delle problematiche proprio strutturali rispetto all'organizzazione e alla loro produzione, evidentemente significa creare, appunto, come ho detto più volte, una pentola a pressione che prima o poi scoppierà. Per cui non è vero, perché se si lascia invece spazio anche a questo, le aziende da lì a 6, 7 mesi, 8 mesi molto probabilmente potrebbero rioccupare il personale che invece ha dovuto espellere per motivi di esubero, di eccedenza strutturale. Fatta questa premessa, ovviamente è possibile anche una ristrutturazione aziendale che non vada ad impattare completamente o totalmente sul personale. Uno strumento che io ho sempre ritenuto validissimo, e che devo dire la verità, in questo periodo di pandemia è stato anche molto utilizzato dalle aziende, è l'utilizzo della contrattazione collettiva di secondo livello. In particolare mi sto riferendo ai contratti di prossimità, che aiutano perché comunque consentono deroghe alla normativa nazionale e alla normativa della contrattazione collettiva nazionale, aiutano le aziende a disegnarsi degli strumenti o comunque le modalità operative e gestionali del personale in base a quella che è l'esigenza momentanea, l'esigenza del territorio, perché non dobbiamo dimenticare che le aziende, a seconda del territorio, hanno delle esigenze completamente diverse, non so, dalla Lombardia alla Sicilia e così via. Un altro sistema per evitare appunto l'impatto
il grave impatto, quindi anche con i riflessi sotto il profilo sociale dei licenziamenti collettivi, sicuramente l'utilizzo più strutturale, più organizzato, del cosiddetto smart working, che sappiamo fino ad oggi è stato usato in maniera emergenziale, quindi in maniera errata rispetto a quella che era la natura giuridica dello strumento, dello strumento giuridico. Questo perché dico questo? Perché da un recente report di Confindustria è emerso che le aziende con l'utilizzo dello smart working hanno anche avuto un risparmio fino al 30, stimato fino al 30%. Bene, evidentemente questo risparmio potrebbe essere utilizzato dalle aziende in ottica di cambiamento, in ottica di ristrutturazione, senza che con questo, che questo possa impattare negativamente sul personale. Anzi, al contrario, potrebbe essere usato su quello che è un altro leitmotiv, a mio modo di vedere, che può essere foriero di uno sviluppo strategico delle aziende, perché genera maggiore flessibilità, e cioè il bilanciamento vita-lavoro, il work-life balance, attraverso sistemi seri, strutturati e pianificati di welfare aziendale, rispetto al quale appunto le aziende potrebbero utilizzare quel risparmio che attraverso l'utilizzo dello smart working vadano a fare. Questo, ripeto, Certo. laddove si voglia evitare che l'impatto di questa crisi venga ad addossarsi su quello che, quelli che sono i lavoratori, sul personale, quindi con tutte le conseguenze sotto il profilo sociale. Certo, sono insomma strumenti molto importanti. Chiaramente il risparmio che ha citato lei, avvocato, si deve poi anche tradurre in un aumento della produttività, no? Da parte dell'impresa, al di là appunto del risparmio che avviene sul conto economico, poi chiaramente c'è poi una fase di rilancio. E dottor Bonvicini, io a lei chiedo invece come vi siete organizzati, anche chiaramente guardando al futuro, prego. Ma dunque, io dividerei l'esperienza dello smart working che ha citato l'avvocato, che sicuramente è stata per noi non un fulmine a ciel sereno, perché avevamo già anticipato questa modalità di ricorso al lavoro agile, cosiddetto, nel 2019, quindi l'anno prima dell'esplosione di questa pandemia in cui tuttora siamo immersi, e ci ha consentito appunto di avere una modalità di misurazione dell'efficacia del lavoro del tutto innovativa rispetto al passato. Abbiamo visto che c'è la possibilità di garantire la continuità del business anche a distanza, e questo ovviamente ci induce anche a fare dei ragionamenti sul no nostro futuro, dove probabilmente non sarà più la metrica della presenza in azienda e delle 8 ore di lavoro con il cartellino orologio che costituiranno l'elemento decisivo per capire se c'è efficienza o meno in azienda. Ma questa capisco che sia banalmente una cosa evidente. Quello che noi viceversa stiamo pensando adesso è di porre le basi per un reale cambiamento generazionale, perché al di là della situazione che stiamo vivendo, noi stiamo affrontando tutti quanti un passaggio importantissimo che è verso l'industria 4.0, quindi l'industria digitalizzata. Ecco, ovvio che ci sono delle competenze in gioco nelle persone che sono in azienda, che sono molto diverse rispetto al passato. Quindi quello che noi ci attendiamo è una soluzione convenuta fra le parti, su questo sono assolutamente d'accordo con quello che diceva l'avvocato Amendolito, quindi negoziale, che identifichi degli strumenti moderni, efficaci, e che ad esempio potrebbero essere i fondi interprofessionali. Da questo punto di vista mi preme sottolineare che proprio nel settore chimico-farmaceutico, nel corso del 2020, è stato siglato un accordo importantissimo con i sindacati nazionali, in questo momento in fase di concreta applicazione, che sono usciti già i decreti ministeriali, per la realizzazione di un fondo che si chiama Fondo TRIS, la cui finalità è proprio quella di favorire il ricambio generazionale. In che modo? Attraverso dei percorsi che anticipino, senza penalizzazioni, il percorso di accesso alla pensione, e da un altro lato favoriscono appunto l'entrata di nuove professionalità nei giovani. Questo secondo me è una buona strada da percorrere. Quindi insomma seguiamo il percorso della contrattazione di secondo livello, anche come diceva l'avvocato, che tra l'altro è uno strumento che
è stato avviato, diciamo così, quando è entrato in vigore ancora l'allora decreto dignità, e che man mano ritengo, insomma, che abbia subito delle migliorie, insomma, rispetto all'inizio, in cui veniva utilizzato semmai saltuariamente. Avvocato Amendolito, questi però appunto sono strumenti che già sono a disposizione delle aziende. Quali nuovi strumenti dovrebbe introdurre il governo invece? Sì, vabbè, sono strumenti a disposizione delle aziende, però ecco, ripeto, sino a poco tempo fa gli stessi sindacati avevano una parola d'ordine Sì. e un denominatore che era praticamente assolutamente no, stipule sottoscrizione di contratti di prossimità. Oggi finalmente si incomincia a guardare al contratto di prossimità come uno strumento utile anche per la salvaguardia stessa delle aziende, il bilancio delle aziende di fronte ad una crisi economica. È emerso per quanto riguarda invece la domanda, e cioè quindi il discorso di quali strumenti nuovi dovrebbe adottare il governo, e lo abbiamo detto nella prima parte, cioè il ministro Orlando che ha già avviato, io ho diciamo, ritenuto positivo questa sua azione, ha già avviato delle consultazioni individuali con le parti sindacali, quindi da un lato le organizzazioni sindacali e dall'altro lato le organizzazioni datoriali per verificare quali sono le esigenze primarie, i problemi primari che oggi le aziende hanno anche a seguito della nota pandemia. E la prima cosa che è emersa è la necessità, così come richiesto da Confindustria a luglio, di operare una riforma immediata degli ammortizzatori sociali. Gli ammortizzatori sociali che tanto servono anche ad evitare quell'immissione sul mercato dei disoccupati, diciamo, di una parte dei lavoratori eccedenti, la cassa integrazione guadagni, sia l'ordinaria che la straordinaria, hanno evidenziato i loro difetti, diciamo, strutturali, cioè casse che non sono adattabili a tutte le aziende, a tutti i lavoratori, che hanno delle problematiche nell'attuazione e anche nella celerità di gestione dell'integrazione salariale stessa. Quindi chiaramente una riforma degli ammortizzatori sociali garantirebbe comunque una tranquillità per le aziende che devono vivere le eccedenze, la crisi interna strutturale e organizzativa. Dall'altro lato, io in questo momento credo che sia il momento di ritornare con una massiccia operazione di sgravi contributivi e fiscali per le nuove assunzioni, per favorire appunto di fronte ad un rilancio delle aziende la possibilità di godere di uno sconto su quello che è il costo del lavoro. Allo stesso modo mi viene da pensare una detassazione su nuovi investimenti in questo momento, anche in relazione a quello che è stato citato poc'anzi, cioè della digitalizzazione delle aziende, quindi della operatività vera e propria della cosiddetta industria 4.0, forse una normativa mirata che detassi le aziende che fanno nuovi investimenti in ottica di rilancio aziendale, sicuramente può essere ben vista. E poi quell'altro argomento che per me costituisce il leitmotiv nel mio modo di pensare, cioè la flessibilità e la deregulation che consenta alle aziende appunto di meglio governarsi, di meglio garantirsi le nuove progettualità. Per esempio, si pensa invece a come hanno ingessato, ritornando un po' indietro, la normativa sui contratti a termine, che invece possono essere utili per determinate esigenze del momento delle aziende. Quindi, ripeto, la flessibilità in un'ottica non negativa, in un'ottica propositiva e positiva, perché può soltanto favorire lo sviluppo aziendale e quindi automaticamente l'incremento dell'occupazione. Ecco, dottor Bonvicini, lei cosa ne pensa? Mi pare che siate sulla stessa linea, anche visto, insomma, la sfida che avete davanti, che è quella del ricambio generazionale, e insomma, avete trovato anche uno strumento per attuarla. Sono assolutamente d'accordo, soprattutto nel recupero di parti del Jobs Act, che è stato, secondo me, sbolognato in modo assolutamente acritico e solo per un effetto di antipatia del suo papà, che era il senatore Renzi, che invece ha fatto cose, secondo me,
dal punto di vista del lavoro molto sensate e molto più utili rispetto a quelle che invece sono contenute all'interno del decreto dignità, che ha, come giustamente sottolineato l'avvocato Mendolito, creato solo dei vincoli e delle ingessature rispetto alle quali le aziende hanno dovuto adottare degli escamotage per sopravvivere, perché evidentemente un'azienda che ha delle difficoltà strutturali non può pensare appunto di strutturare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per delle quote significative di persone. Questo è difficile da poter comprendere se non ci si svincola da un sequestro emotivo, che è quello appunto del superamento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Voglio ricordare che in Europa, nella quale ambito geografico noi siamo pienamente inseriti, in tutte le principali nazioni esiste, al posto del divieto di licenziamento, la regolamentazione di un equo indennizzo rispetto alla risoluzione unilaterale. E credo che questa sia una strada sulla quale, per forza di cose, dobbiamo ritornare. Ripeto, era disegnata la strada nell'ambito del Jobs Act e poi improvvisamente è stata abbandonata. Sì, no, sicuramente. Insomma, il decreto dignità, tra tutti i limiti, chiaramente non è uno strumento adeguato per affrontare la crisi contemporanea. Insomma, è il caso di dire meglio un ritorno al passato per guardare al futuro. Bene, io vi ringrazio per la vostra disponibilità e per l'interessante dibattito, l'avvocato Francesco Amendolito Grazie a voi. Grazie e il dottor Francesco Bonvicini. molto dell'intervento. Grazie a voi e un saluto anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.